Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono previsti rallentamenti per le vaccinazioni in Abruzzo, soprattutto per chi deve ricevere la seconda dose. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Intanto, anche dopo la riunione tenuta in mattinata, la regione ha confermato di seguire le indicazioni nazionali che prevedono l'utilizzo dei sieri Pfizer o Moderna per le seconde dosi sui circa 55.000 cittadini under 60 che hanno già ricevuto AstraZeneca. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Scorte di vaccini fino a domani, bisogna fare presto, così l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì questa mattina a Pescara, che dopo lo stop anche in Abruzzo della somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60, chiede al governo di risolvere le problematiche in essere per non rallentare nella nostra regione la campagna vaccinale. Questa interruzione della somministrazione del vaccino AstraZeneca anche nella nostra regione ha creato delle difficoltà. Delle difficoltà perché dobbiamo riorganizzare tutto, diciamo, il programma che avevamo messo in atto. Noi stiamo seguendo le linee del Ministero, le linee del Comitato Tecnico Scientifico. Proprio oggi ho indetto una riunione con le ARS dove andremo a definire in maniera dettagliata la riorganizzazione. ALS per ALS. Ad oggi gli indirizzi che ci sono è che per la seconda dose bisogna dare un vaccino eterogeneo, quindi diverso dal precedente. Aspettiamo ulteriori direttive, in ogni caso abbiamo delle dosi sufficienti fino a domani, chiederemo altre dosi, ma soprattutto stiamo continuando una campagna vaccinale che ci vede ancora tra i primi posti a livello nazionale e quindi in attesa di quella che è un'evoluzione e parallelamente una rimodulazione del nostro programma. Ritardi dovuti alla mancanza di dosi di vaccino, perché noi abbiamo una programmazione in atto, abbiamo già modificato la piattaforma Poste e quindi abbiamo solo bisogno di vaccini, ma soprattutto dare quella sicurezza ai nostri corregionali, che forse questo è l'elemento più importante in questo momento. Può prenotarsi quelli che hanno diritto ad avere la seconda dose, ma loro sono già in elenco, ma soprattutto si possono prenotare coloro che ne fanno richieste, che sono quelli prima dei 60 anni con dosi diverse da AstraZeneca. Per i tempi siamo ancora in attesa di questi indirizzi, noi continuiamo con la nostra programmazione che ci vede ancora conforme a quello che è stato un nostro programma. Adesso verifichiamo giorno per giorno. Prenderanno il via il prossimo 1 luglio le vaccinazioni anti-Covid-19 nelle 225 farmacie abruzzesi che hanno aderito alla campagna. Lo comunica l'assessore alla salute Nicoletta Verì dopo la riunione operativa con le associazioni dei farmacisti che si è svolta nel pomeriggio a Pescara e alla quale ha partecipato tra gli altri anche il referente regionale per la campagna vaccinale Maurizio Brucchi. Le prenotazioni partiranno nei prossimi giorni e saranno gestite direttamente dalle farmacie che avranno a disposizione due tipologie di vaccini, una a vettori adenovirali e una a RNA messaggero, per consentire le somministrazioni a tutte le fasce di età a partire dai 12 anni. Nella prima settimana ogni farmacia riceverà 28 dosi, che saliranno a 34 nella seconda e a 40 nella terza, per poi essere parametrate alle effettive necessità delle sedi in base alle prenotazioni ricevute. Le forniture alle farmacie territoriali saranno garantite dalle farmacie ospedaliere. Appena 5 nuovi casi di positività e nessun decesso, sono questi gli aspetti salienti dell'ultimo bollettino Covid, invariati i ricoveri in terapia intensiva. Vediamo. Pochi tamponi e pochissimi positivi nel bollettino Covid odierno. Sono appena 5 i casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore su 885 tamponi processati, 559 molecolari e 326 antigenici, per un tasso di positività che sfiora lo 0,6%. Fascia giovane quella dei 5 positivi, la cui età va da 2 a 38 anni. Il numero complessivo dei casi dall'inizio dell'emergenza è 74.469. 3 casi fanno riferimento
alla provincia di Pescara, uno alla provincia di Teramo, uno di fuori regione. Per un caso è in corso l'accertamento della provenienza. Meno uno per riallineamento per la provincia aquilana, mentre sono invariati i casi della provincia di Chieti. Resta fermo a 2502 il numero delle persone decedute positive al Covid, non essendoci nuovi casi nelle ultime 24 ore. Torna a salire, comunque di appena 2 unità, il dato dei pazienti ricoverati in via ordinaria. Ora sono 71. Resta invariato quello dei ricoveri in terapia intensiva, sono sempre 4 e continuano a non registrarsi nuovi ingressi. Scendono di 58 unità i pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, sono 1398. 61 i pazienti dimessi guariti, un dato che porta quello complessivo da inizio emergenza a 70.494. Scendono a 1.473 gli attualmente positivi in Abruzzo, meno 56 rispetto a ieri. La cronaca: stava spingendo a mano il motorino rimasto in panne quando è stato investito da un'auto, un impatto fatale. Così è morto la scorsa notte a Corropoli, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni. Alla guida del veicolo che procedeva nella stessa direzione un 24enne. Il 16enne è stato sbalzato fuori dalla sede stradale e a nulla sono serviti i tentativi del personale del 118 di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri del locale comando stazione per i rilievi. Il conducente dell'autovettura è risultato positivo all'alcol test, seppur nella fascia amministrativa, ed è stato denunciato per omicidio stradale. Gli è stata inoltre ritirata la patente. La salma del sedicenne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero. Tutto come ipotizzato in casa Brioni, nell'incontro svolto in modalità online è stato concordato l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per crisi. Nella stessa riunione l'azienda del più famoso marchio di moda ha confermato l'esubero di 321 dipendenti. Stefano Recanati. Si fa sempre più delicata e preoccupante la questione Brioni. Dopo i tavoli tecnici per evitare gli annunciati esuberi di 321 lavoratori nei 3 stabilimenti siti in area Vestina e la fine del blocco dei licenziamenti da parte del governo, questa mattina si è tornati a parlare del marchio di moda maschile francese presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Durante l'incontro svolto in modalità telematica si è concordato l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per crisi, che coinvolge tutti i 1014 dipendenti di Roman Style. Durante l'incontro l'azienda ha confermato l'eccedenza di 321 dipendenti e provvederà all'anticipo dell'indennità di cassa integrazione, che va a sostituire così la cassa Covid in scadenza a fine mese, per tutto il periodo richiesto, che andrà dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. L'ammortizzatore sociale sopracitato potrà essere utilizzato collocando il lavoratore in cassa integrazione straordinaria parziale ed anche a 0 ore lavorate. Presenti al tavolo, oltre al Ministero del Lavoro, Confindustria Chieti, l'azienda Brioni e le organizzazioni sindacali nazionali e locali. Proprio quest'ultime hanno ribadito ai vertici aziendali e al Ministero di non procedere con azioni unilaterali, ovvero portare avanti delle soluzioni atte a non mettere in ginocchio ancora di più il tessuto socio-economico di un'area già fortemente colpita dalla crisi negli ultimi anni. Pesca Seroli è il comune abruzzese più indebitato pro capite. In termini assoluti invece è Pescara la città che deve restituire più soldi. Manca però il dato di Chieti, dove è stato dichiarato il predissesto finanziario. Giuseppe Dintino. Considerato il numero di abitanti, Pesca Seroli in provincia dell'Aquila è il comune abruzzese che paga più debiti e mutui, ben 448 euro pro capite ogni anno. Seguono altri due centri dell'Aquilano, Cappadocia e Carapelle Calvisio. È quanto emerso da un monitoraggio della fondazione Open Polis, che tenendo conto anche di rateizzazioni e tassi di interesse ha analizzato la spesa delle amministrazioni comunali dedicata al debito pubblico. In termini assoluti è Pescara la città più indebitata d'Abruzzo. Il capoluogo adriatico deve restituire quasi 16,3 milioni di euro, che però si traducono in 136 euro per ogni cittadino. Seguono, seppur con distacco, l'Aquila, indebitata per 4,4 milioni, e Francavilla al Mare con quasi 3,7 milioni. Tra i capoluoghi di provincia, inoltre, Teramo indebitata per quasi 2 milioni di euro, mentre il dato di Chieti, presumibilmente il più importante d'Abruzzo, è mancante. Il capoluogo tetino infatti dovrà pagare 56 milioni di debiti. A fine dicembre scorso è stata approvata dalla maggioranza del sindaco Ferrara la dichiarazione di predissesto, un provvedimento
intervento che dovrebbe consentire all'ente di applicare misure per ripianare il disavanzo e scongiurare una prospettiva ancor peggiore, quella del dissesto finanziario. È stato poi approvato il piano pluriennale di riequilibrio finanziario per un importo di 78 milioni di euro, che dovrebbe portare a una rimodulazione delle tariffe e delle aliquote, senza raggiungere i tetti massimi, e di accedere al fondo di rotazione di 15 milioni per finanziare la spesa corrente. Nel rapporto però Open Polis precisa che l'indebitamento per le amministrazioni pubbliche non è necessariamente un fatto negativo. Contrarre mutui o prestiti, infatti, per un ente locale può significare anche la volontà di investire su infrastrutture. Per legge i comuni possono indebitarsi solo per gli investimenti e la costruzione di rilevanti opere pubbliche, ma non per le spese correnti, come quelle relative al funzionamento della macchina amministrativa o all'erogazione dei servizi ordinari nei confronti della città. Contrarre debito, inoltre, nell'economia neoliberista è un metodo sempre efficace per ottenere immediata liquidità. Presentata questa mattina a Teramo la rete Unico Gran Sasso, un nuovo modello organizzativo per il rilancio economico dell'area del cratere sismico abruzzese. Ne fanno parte 22 comuni appartenenti a 3 province con una popolazione di 90.000 persone. All'evento ha partecipato anche il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, il servizio di Tania Bonici Castelli. Come rilanciare e valorizzare l'area del cratere sismico abruzzese? Come trasformare una visione in realtà? La risposta è nella costituzione di una rete di 22 comuni sferzati da terremoto e alluvioni che si estendono su 3 province dell'Abruzzo con una popolazione di 90.000 abitanti. Questa nuova rete si chiama Unico Gran Sasso e si appresta a rispondere alle esigenze delle aree interne attraverso un'associazione temporanea di scopo come nuovo modello organizzativo a scala intercomunale. Alla presentazione che si è svolta al Parco della Scienza di Teramo è intervenuto anche il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. La riunione di oggi dei sindaci del cratere 2016 dà il via alla seconda gamba della ricostruzione, quella della rinascita economico-sociale. Abbiamo 2 strumenti formidabili a disposizione, conquistati con la legge di bilancio e con il PNRR. Il contratto istituzionale di sviluppo che va varato subito, entro il mese bisogna presentare i progetti, i comuni devono presentare i progetti, e poi il fondo complementare per le aree colpite dal terremoto sia il 2009 che il 2016, 1.800.000.000 in 6 anni che rappresenteranno una risorsa straordinaria per poter finanziare, sostenere progetti di sviluppo. Anche qui occorre dinamismo, occorre progettualità, occorrono idee, occorrono progetti. Tanti fondi che arriveranno per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico abruzzese, denaro che inevitabilmente attirerà cosche e mafie, necessaria dunque una stretta sorveglianza alla legalità. Attiviamo finalmente tutti i presidi possibili, oltre a quelli che già c'erano, intendiamoci, struttura di missione del Ministero degli Interni, l'opera, l'attività preziosissima della DIA, delle forze dell'ordine, della magistratura, attiviamo i controlli di legalità nei cantieri, con il badge settimanale dei cantieri e una piattaforma digitale dedicata che abbiamo già predisposto e che stiamo sperimentando. Capofila della rete Unico Gran Sasso è il comune di Crognaleto, mentre coordinatore di Area Vasta sarà il comune di Teramo. Le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato chiedono di incontrare i capigruppo di maggioranza per avviare una interlocuzione che possa portare a rivedere l'ordinanza con gli orari dei locali nella zona della Movida di Pescara per il mese di luglio. Vediamo il servizio. Si continua a parlare di questi orari della Movida di Pescara, oggi qui in piazza Muzzi avete fatto una richiesta ben precisa che è rivolta al Consiglio Comunale di Pescara, soprattutto ai capigruppo dei partiti di maggioranza. Sì, assolutamente sì, oggi abbiamo scelto insieme a Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA di chiedere pubblicamente un incontro con i capigruppo. Perché? Perché l'ordinanza firmata dal sindaco è figlia di una richiesta all'interno del Consiglio Comunale
della maggioranza di determinare un orario minimo, un orario massimo di chiusura fino al 7 di luglio. Non possiamo permetterci in questo momento particolare che parliamo dell'ordinanza nuova dopo 7 luglio, il 5 di luglio. Quindi oggi immediatamente ci siamo organizzati noi come associazioni per chiedere questo incontro, che deve avvenire in pochi giorni, perché dobbiamo iniziare a parlare subito del dopo 7 luglio, perché le imprese non reggono economicamente le scelte fatte da questa amministrazione. E abbiamo chiesto, visto che è una linea dettata dal Consiglio Comunale, di incontrarli e soprattutto di definire subito gli orari di luglio e agosto, tenendo conto che per noi, che avevamo consegnato una proposta più di un mese fa, era un problema da non sottoporre in questa, diciamo, in questo momento storico. Siamo zona bianca e abbiamo la bandiera blu, veniamo da un anno particolarissimo, per noi questa discussione si doveva affrontare a settembre, bisognava dare la priorità esclusivamente alle attività che hanno sofferto, non solo che hanno sofferto, che hanno riaperto con i loro soldi. Qui forse ci siamo dimenticati che con i loro sostegni, loro sono andati avanti un mese, quindi loro li dovremmo ringraziare, sostenere, perché rappresentano al momento la più grande attrazione della città di Pescara, e se loro portano persone si ha un indotto sul commercio del 30% superiore, non dimentichiamocelo questo. Avete cercato nei giorni scorsi di strappare un'altra mezz'ora, di arrivare fino alle 2, non ci siete riusciti? Non ci siamo riusciti, e ripeto, ed è incomprensibile, ricordiamoci che un'ora in più di lavoro porta circa il 30% di più di fatturato, stiamo parlando discutendo di 30 minuti, un'ora, a fronte di quello che è accaduto. Speriamo che il Consiglio Comunale faccia un passo indietro e si renda conto che Pescara è una città viva, che in automatico, con l'apertura di tutte le attività, il volume di persone che c'è in questa zona si distribuirà sulla riviera, il porto turistico e in tutte le altre attrazioni che attualmente sono bloccate. Ecco, da qui il movimento, come dire, l'aumento di persone che c'è in questa piazza, perché attualmente c'è solo questa piazza. Quindi noi ci auguriamo che in modo, diciamo, ma non con dei limiti, in modo naturale si distribuisca per tutta la città. In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, questa mattina a Pescara l'assessorato regionale alla sanità ha tenuto una conferenza per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di questa tematica. Vediamo. Ogni anno il 14 giugno tutti i paesi nel mondo, su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, celebrano la giornata mondiale del donatore di sangue. L'evento viene promosso per ringraziare i donatori volontari per il loro regalo salvavita e per far crescere nella popolazione la consapevolezza della sempre crescente necessità di donazioni regolari, con l'obiettivo di assicurare la costante disponibilità del sangue e dei medicinali plasma derivati per la cura dei pazienti che ne hanno bisogno. A Pescara questa mattina l'assessorato alla sanità ha spiegato come sia più che mai importante donare. Il bilancio del 2020 nella nostra regione ha retto all'impatto della pandemia da Covid-19 per quanto riguarda le donazioni. È stata garantita l'autosufficienza di sangue, anche se è sceso il numero dei donatori. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale del donatore di sangue ed è una giornata in cui tutti sono impegnati, i governi e le regioni, a celebrare questo momento proprio per richiamare l'importanza del dono del sangue e il ruolo dei donatori di sangue, che grazie al loro gesto salvano le vite. Questa è una cosa fondamentale. Il bilancio dell'autosufficienza in Abruzzo in corso di pandemia è un bilancio positivo, perché noi siamo riusciti a garantire i bisogni trasfusionali di tutti i nostri cittadini, di tutti i nostri pazienti. Sono state trasfuse oltre 60.000 unità di globuli rossi, sono stati prodotti e distribuiti oltre 100.000 confezioni di farmaci plasma derivati, che anche questo è fondamentale per la cura di tante patologie come le immunoglobuline, l'albumina e i fattori della coagulazione. E abbiamo assistito oltre 13.000 pazienti, quindi il dato è estremamente positivo. Un dato positivo, ma per chi volesse per la prima volta avvicinarsi al mondo della donazione, cosa deve fare e dove deve rivolgersi?
si può rivolgere alle nostre associazioni che collaborano su tutto il territorio regionale, l'Avis, la Fidas, la Croce Rossa, l'Ados di Lanciano e la Fratres, e alla rete trasfusionale pubblica che è su tutto il territorio regionale. Ed ora lo sport, sempre più vicino alla fumata bianca tra il Pescara e Gaetano Auteri. L'ormai ex allenatore del Bari nelle prossime ore dovrebbe trovare l'accordo per la risoluzione del contratto che lo lega ancora alla società biancorossa di De Laurentiis, per poi mettere nero su bianco l'accordo con il Delfino. Ormai sembra tutto fatto, in questa settimana saranno definiti nel dettaglio, oltre all'allenatore, anche la figura del direttore sportivo con Geria, che potrebbe essere promosso dal settore giovanile alla prima squadra. Per il Pescara dunque sta per iniziare l'era Auteri, che potrebbe arrivare con lui anche il centrocampista Carlo Derisio, giocatore che il tecnico ha già avuto con sé nelle esperienze di Catanzaro e appunto Bari. Passo in avanti nelle indagini per l'aggressione subita dal responsabile del settore giovanile del Teramo, Cetteo Di Mascio, circa un mese fa. Un trentenne della provincia di Teramo di origini rom è stato nei giorni scorsi iscritto sul registro degli indagati per lesioni gravi in concorso. I carabinieri del locale comando sono arrivati alla svolta dopo aver eseguito anche una perquisizione presso l'abitazione del trentenne ed aver rinvenuto i vestiti utilizzati nel giorno in cui Di Mascio è rimasto vittima dell'aggressione. Secondo i militari, il ragazzo era colui che ha accompagnato l'altro giovane che materialmente avrebbe sferrato il pugno verso l'ex tecnico di Teramo e Pescara, per motivi ancora da definire ma che nulla hanno a che fare con la tifoseria del diavolo. Le indagini, coordinate dal procuratore facente funzione Davide Rosati e dal sostituto Greta Loisi, proseguono per arrivare all'identificazione di chi ha sferrato il pugno e dell'eventuale mandante. La giornata di ieri ha visto la promozione in Serie C di tre squadre rosso-blu: Aquila Montevarchi, Campobasso e Taranto. Nel girone D manca una tra Aglianese e Fiorenzuola, ma iniziano le ipotesi soprattutto in merito alla composizione del girone centrale, che dovrebbe vedere il Teramo, mentre c'è da attendere per capire se ci sarà anche il Pescara. Jacopo Forcella. Le promozioni di ieri di Aquila Montevarchi, Campobasso e Taranto nei gironi E, F ed H di Serie D iniziano a dare le prime indicazioni su quello che potrebbe essere il girone B, definito centrale, della prossima Lega Pro. Aspettando di capire quello che accadrà nel raggruppamento D, dove Aglianese e Fiorenzuola, a 180 minuti dalla conclusione del torneo, sono separate da un solo punto. La Toscana torna numericamente ridimensionata nella terza serie, dopo le retrocessioni di Arezzo, Livorno, Lucchese e Pistoiese, e con il Montevarchi che si aggiudica un girone che sembrava alla vigilia essere alla portata del Siena. Chiaramente mancano le iscrizioni in scadenza inderogabilmente il prossimo 28 giugno, qualora ci fossero dei forfè, anche il passaggio successivo che sarebbe di riempimento delle eventuali caselle vuote. Tuttavia l'Abruzzo, dopo i due anni di meridione del Teramo, potrebbe ritrovare coi biancorossi il raggruppamento B, con una sola compagine o due è ancora da determinare, perché secondo le prime stime, al netto di quanto succederà dal punto di vista della burocrazia, è ancora da decidere dove potrebbe finire il Pescara, che balla tra B e C, ma molto dipenderà ad esempio dal posizionamento dell'Olbia, da qui alla reale composizione. Un girone, quello centrale, che a nord andrebbe fino a Reggio Emilia e Piacenza, quasi a contatto con quella Lombardia che sarà certamente la regione più rappresentata in Lega Pro nella stagione 21-22. Dunque mancherebbe solo una tra gli Aglianese e Fiorenzuola, poi quattro toscane: Carrarese, Pontedera, Grosseto e Montevarchi, 6 emiliano-romagnole: Imolese, Cesena, Modena, Carpi, Reggiana e Piacenza, 4 marchigiane: Matelica, Fermana, San Benedettese e Vispesaro, 2 laziali: Viterbese e Monterosi, una umbra: Gubbio, e una abruzzese: Teramo, per l'appunto, e una sarda: l'Olbia, che però tradizionalmente spesso è inserita a nord per via dei collegamenti aerei. Poi ci sarebbe una questione ulteriore: inserire il Pescara a meridione appesantirebbe ancora di più un girone C che già vede la presenza di tantissime piazze di grande blasone: Bari, Palermo, Foggia, Avellino, Castellammare di Stabia, Caserta, Catania. Mettere in un raggruppamento del genere anche il Delfino renderebbe infernale il girone C e molto, troppo morbido quello centrale, con un evidente squilibrio di valori, tanto da penalizzare troppo chi geograficamente
sicuramente si trova a qualche chilometro più a sud di qualcun'altra. Un girone C che troverà il neopromosso Campobasso, che ritrova la terza serie unica dopo oltre un trentennio, e anche il Taranto. Per una definizione più certa dei gironi però servirà almeno metà del mese di luglio per vedere chi ci sarà e chi no in primis, e poi per capire chi prenderà il posto degli eventuali assenti in corsa. Serie D, in vantaggio di 3 reti, il Giulianova nella ripresa si è fatto rimontare dal Matese, la partita del Fadini si è chiusa sul 3-3 il servizio. Nel penultimo impegno casalingo della stagione il Giulianova impatta per 3-3 nella sagra del gol del Fadini al cospetto di un Matese mai domo. I giallorossi, già salvi e con la testa la prossima stagione, hanno giocato molto bene per un'ora portandosi sul 3-0 prima di subire il ritorno ospite. Tante le emozioni nel caldo pomeriggio giuliese. Pronti via e al settimo giallorossi già avanti con il gol di Massetti che ribadisce in rete dopo la respinta difettosa di Kuzmanovic sul tiro di Paudice. Proteste campane perché il direttore di gara aveva segnato in precedenza la rimessa con le mani al Matese e non al Giulianova, che ha invece rimesso il pallone in gioco. Proteste inutili con il direttore di gara che convalida il gol. Al primo affondo così Giulianova già avanti con gli ospiti che reagiscono subito al nono minuto con Abre Santos che è imbeccato in area. Gira al lato, ritmi alti al Fadini nonostante il gran caldo, con i padroni di casa al decimo ad un passo dal raddoppio con la conclusione di Barlafante che fa terminare la sfera sulla parte superiore della traversa. Al quarto d'ora ancora Giulianova pericoloso con Paudice che chiama il portiere ospite alla respinta. Dominio abruzzese con Barlafante al 18esimo vicino al 2-0 con la difesa campana che riesce in qualche modo a salvarsi. Matese in difficoltà e che dopo qualche minuto di apnea si rivede al 24esimo con un tiro di Vodopivez di poco sopra la traversa. Al 33esimo arriva però il gol del raddoppio giuliese grazie ad una rete di ottima fattura di Danna che dai 30 metri mette la palla all'incrocio dei pali. Grande l'esultanza in casa giallorossa con i ragazzi di Bitetto davvero ispirati al cospetto di un Matese opaco e che cerca di riaprire la gara al 35esimo, ma la punizione di Barone trova la risposta di Di Mango. Gara divertente con la squadra di Bitetto scatenata e al 38esimo vicino al Tris con Barlafante che in area scarica su Kuzmanovic che salva. Nel secondo tempo si riparte su ritmi più blandi con Paudice che però all'ottavo minuto in area campana fa tutto bene, sbagliando poi però la più clamorosa delle occasioni. Un minuto dopo lo stesso attaccante giuliese viene atterrato in area e si procura un calcio di rigore che trasforma spiazzando Kuzmanovic per il gol del 3-0. Gara che sembra finita ma non è così. La reazione degli ospiti è infatti immediata. Al 14esimo Galesio in area giallorossa conclude sull'esterno della rete. Un minuto dopo il neo entrato Felici a mettere la sfera alle spalle di Di Mango per il 3-1. Ci credono i campani con Abre Santos che al 20esimo chiama Di Mango al salvataggio in corner. Tira il fiato la squadra di Bitetto che subisce così il 3-2 di Galesio che supera Di Mango con una conclusione beffarda, riaprendo così una gara che sembrava chiusa. Cala il Giulianova e gli ospiti attaccano con Di Uovo che così al 37esimo è più lesto di tutti a mettere in area giuliese la palla alle spalle di Di Mango. Poi più nulla con il 3-3 che soddisfa sicuramente più gli ospiti. E in eccellenza, primo match ball sprecato per il Chieti, bloccato dall'Avezzano sull'1-1, rinviata la festa per la promozione in Serie D. Il Chieti non va oltre l'1-1 contro l'Avezzano e butta alle ortiche il primo match point per brindare con 2 turni di anticipo alla vittoria del campionato. Ora per festeggiare il ritorno in quarta serie i neroverdi dovranno fare il risultato pieno a Capistrello. L'atmosfera è quella dei tempi migliori con l'Angelini che torna ad ospitare il pubblico dopo mesi di partite giocate a porte chiuse. Per l'occasione presente allo stadio il sindaco del comune teatino Diego Ferrara, il vice sindaco De Cesare e l'assessore allo sport Manuel Pantalone. In un pomeriggio torrido arbitra il signor Umberto Spedale di Palermo. Pronti via ed il Chieti è subito pericoloso, punizione velenosa dalla sinistra calciata da Mariani, nessun compagno di squadra però è pronto alla deviazione in rete. L'Avezzano non sta a guardare e risponde con una conclusione di Spinola dal vertice alto dell'area di rigore. Di Girolamo è attento e respinge con i pugni. Al 20esimo tegola per mister Lucarelli, contrasto apparentemente innocuo tra Miocchi e Filosa, ma per quest'ultimo serve l'intervento della Barella per uscire dal terreno di gioco. Al suo posto Lucarelli
Marino. La partita cala di ritmo e di intensità e per vedere di nuovo un'azione pericolosa bisogna attendere il 40esimo. Siragusa in area di rigore serve intelligentemente un pallone a rimorchio per Farindolin che finta la conclusione e serve Spadafora che incredibilmente a porta vuota colpisce Puglielli. Protestano i neroverdi, oggi in completo rosso, per un fallo di mano, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Dall'altra parte del campo è Besana a far venire i brividi alla retroguardia di casa, ma il centrocampista biancoverde prova la conclusione al volo che non inquadra lo specchio. Sul finale di primo tempo i padroni di casa passano a condurre. Spadafora lavora un buon pallone in area di rigore e poi serve l'inserimento di Fabrizi, il quale deve solo appoggiare in rete, andando poi ad esultare insieme ai suoi compagni sotto la tribuna. Nella ripresa il Chieti sembra poter gestire il risultato, anzi potrebbe anche arrotondarlo in due occasioni prima del quarto d'ora. Prima con Fabrizi, bravo a girare in torsione di testa un cross dalla sinistra, mira imprecisa la sua. Poi con Mariani, bravo a liberarsi per il tiro che risulta forte ma impreciso. Torti decide di rinforzare il suo attacco e manda in campo Pendenza, sarà la mossa decisiva per il pari. Proprio l'ex attaccante del Cupello ci prova al 20esimo, ma la sua conclusione salta i riflessi di Forti, che però non può nulla alla mezz'ora. Quando lo stesso attaccante, liberato in profondità da Spinola, con un sinistro chirurgico impatta il risultato sull'1-1. A questo punto il Chieti avrebbe bisogno di un gol per brindare la D, ma non ha più le forze di reagire, anzi ad andare vicino al gol sono ancora i marsicani che si guadagnano un calcio di rigore con Ica, ma Pendenza dagli 11 metri colpisce il palo. Al triplice fischio finale la concomitante vittoria dell'Aquila sul Capistrello rimanda tutto a mercoledì prossimo, mentre sugli spalti negli spogliatoi tanta delusione per l'aver rimandato una festa già pronta. In chiusura il calcio a 5, grande attesa per gara 2 della finale scudetto. Questa sera alle ore 21 al Palarigo Piano il Montesimano cercherà di vincere il suo terzo storico tricolore contro il Falconara, già battuto 3-2 all'andata. Per diventare campione d'Italia Montesimano dovrà vincere anche questa sera. In caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. L'ipotetica bella in programma in terra marchigiana domenica prossima. È tutto per questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Buona serata.